Benvenuti in questo tutorial, proveremo a fare un piccolo script in Python che ci permette di esportare le immagini inserite in un file Excel, in un file XLSX. Come vedete qua abbiamo quattro righe, ognuna con il nome di una città e la foto relativa alla città. Quindi proveremo a fare uno script in Python che ci salva queste immagini come ci estrapola queste immagini e ce le salva in una cartella in locale. Per iniziare, quindi andiamo qui nella nostra cartella e creiamo un ambiente virtuale, un virtual env di Python, io lo chiamo venv. Ok, quindi adesso attiviamo il nostro ambiente virtuale. Poi apriamo il nostro progetto con Visual Studio Code o quello che volete. Qua ho all'interno del mio file Excel, questo qua che avete visto prima, e andiamo a creare un file chiamato requirements.txt, dove andiamo a mettere le nostre librerie. Quindi ci servono due librerie, la OpenPyXL e un'altra libreria chiamata OpenPyXL Image Loader. Ok. Fatto questo, facciamo un p3 install -r requirements.txt e andiamo a installarle. Ok, fatto questo, andiamo a creare un file, possiamo chiamarlo come vogliamo, io lo chiamo app.py e andiamo ad importare le nostre due librerie. Importiamo il nostro import OpenPyXL e poi andiamo ad importare anche OpenPyXL Image Loader in questo modo. Ora dovremmo avere tutto. Poi andiamo subito ad aprire il nostro file, a leggere il nostro file, quindi creiamo una variabile, io la chiamo pxldoc, richiamiamo OpenPyle e load workbook e andiamo a dargli il nome del nostro file che vogliamo andare ad aprire. Quindi nel mio caso cities.xlsx. Una volta fatto dobbiamo dirgli il foglio su cui vogliamo andare a lavorare, nel mio caso è foglio 1, quindi andiamo a dichiarargli appunto il foglio su cui vogliamo lavorare, quindi creiamo una variabile chiamata sheet, richiamiamo pxldoc e gli diciamo il foglio su cui vogliamo lavorare. Fatto questo, possiamo creare una variabile in cui gli diciamo, aspettate, anzi, creiamo una cartella, qua dentro la chiamiamo images, poi creiamo una variabile, possiamo chiamarla image folder, uguale, e gli diamo il nome della nostra cartella, che nel nostro caso è email del percorso della nostra cartella, lavorando poi all'interno della stessa route, ma a me basta mettere images. E ora andiamo a fare un for row in sheet rows 2 punti. Mettiamo anche un ok, poi per essere sicuri che funzioni facciamo un print row
row 0, quindi diciamo di prenderci la prima colonna e andiamo a stampare il nostro valore e vediamo se funziona. Quindi andiamo qui, facciamo Python 3 app.py e ci sta dando errore. Quindi andiamo a vedere cosa che non funge. Ok, qua dobbiamo mettere iter meno rows, ok, proviamo a rilanciare. Perfetto, come vedete ci sta stampando la prima colonna del nostro Excel. Ora dobbiamo creare una variabile chiamata ImageLoader. Possiamo mettere sempre qui e anche qui diciamo che vogliamo lavorare appunto sul nostro sheet. Qui ora andiamo ad attivare OpenPyXL ImageLoader e fatto questo dobbiamo dirgli la posizione della cella su cui vogliamo andare a lavorare. Quindi creiamo una variabile chiamata image, facciamo uguale imageloader.get, e gli dobbiamo dire la posizione della nostra cella, che nel nostro caso dovrebbe essere row 1. E una volta, credo che non dobbiamo passargli il value. E quindi in teoria non ci resta che salvarla. Per salvarla facciamo image.save e qua dentro gli dobbiamo mettere il nostro percorso, quindi la carta in cui vogliamo salvarla, più il nome del nostro file che volendo possiamo chiamarlo con il nome della città, quindi facciamo una bella variabile name uguale row 0 value, così gli assegniamo un nome, quindi facciamo più name e poi qua gli dobbiamo dare l'estensione con cui vogliamo salvarla, quindi direi punto png. Credo che qua dobbiamo mettere uno slash e in teoria dovrebbe salvarci le immagini qua nella cartella Images. Quindi andiamo a vedere se abbiamo avuto successo. No, ci sta dando errore. Ci sta dando errore. Tuple index out of range. Mi sa che qua dobbiamo dargli il nome della colonna, ovvero la colonna B. Per farlo dobbiamo creare una variabile chiamata cella position uguale stringa il nome della nostra colonna che è B, colonna B, più una stringa in cui diciamo appunto la fila in cui ci troviamo, quindi row 2, no, row 1.row. E quindi qua dentro gli passiamo cell position. Vediamo se così funziona. Proviamo. Ok, ci sta dando errore ovviamente perché qua devo mettergli un più. Qua è un errore di battitura. Riproviamo. Ci sta dando ancora errore. Out of range. Ok, forse ho trovato il problema. Allora, qua appunto dichiariamo la posizione della cella, ovvero la colonna B, appunto sulla riga 1, ovvero questo. Poi qua dobbiamo aggiungere due titoli alle colonne, siti ed image, perché forse gli serve per riconoscere la presenza della colonna. Fatto questo, andiamo a provare a lanciarlo.
Ok, ci dà un errore, ma ci dice che B1 non contiene un'immagine e va benissimo, perché giustamente la prima riga è vuota. La prima riga non contiene un'immagine, ma contiene un titolo. Quindi, per sistemarlo, proviamo a fare un bel try and accept, e così andiamo a bypassare l'errore. E vediamo se così fa qualcosa. Qualcosa sembra fare, andiamo a vedere se nella nostra cartella immagini è apparso qualcosa. Ok, come vedete, abbiamo estrapolato le immagini dal nostro Excel. Proviamo a cancellarle e rilanciamo lo script. Quindi cartella vuota, posizione cella. Mi mettiamo un try catch per bypassare la colonna in cui non c'è presente un'immagine. Ricordiamo di aggiungerci all'Excel appunto due righe per indicare che esiste anche una colonna B, perché altrimenti, per come è strutturato l'Excel SX, a quanto pare non riesce altrimenti a riconoscere che esiste questa colonna. E lanciamo il nostro Python. E come vedete le immagini sono riapparse. Quindi è stato leggermente più complicato del previsto, perché c'era questo misterioso problema, però lo abbiamo risolto e in questo modo abbiamo estrapolato le nostre immagini dall'Excel. Se questo tutorial vi è stato utile, mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima.